Generali al salone della CSR con Bullictionary, perché e cosa è? Bullictionary è un'iniziativa con la quale vogliamo sensibilizzare i ragazzi sul tema delle parole, su come le parole hanno un peso e su come queste possono incidere nella reputazione di una persona. È un'iniziativa che stiamo portando avanti per sensibilizzare non solo i ragazzi ma anche le famiglie, e per questo abbiamo organizzato sul territorio degli incontri nelle nostre agenzie. Sono in programma 100 incontri che insieme a Informatici Senza Frontiere permetteranno appunto di far capire ai genitori quali sono i segnali di un figlio che magari è oggetto o soggetto di bullismo. Termini come bullizzato sono entrati nel lessico comune a scuola. Da dove vengono e perché? Sono termini che ormai sì, sono termini comuni, sono termini che usiamo anche noi normalmente. Io credo che derivi questa diffusione dal fatto che i giovani hanno un po' perso quel senso della reputazione che si costruisce anche sui social e che passa attraverso l'uso delle parole, quindi una minore attenzione al significato delle parole. Ed è proprio su questo che noi vogliamo sensibilizzare e porre l'attenzione, sul fatto che le parole, quelle parole bulle, possono far del male. Il termine più violento? Ce ne sono tanti, ma a volte sono anche le parole come grassone, ciccione, pedante, sono anche queste parole che possono far male. Gli ambassador di Bullictionary chi sono? Sono persone che hanno sposato questo progetto e che credono sia importante concentrare l'attenzione dei ragazzi su questo tema. Oggi qui con noi abbiamo Saturnino, ci sono anche dei youtuber come Sofia Viscardi, ci sono dei campioni dello sport, ma sono proprio quelle persone che sanno quanto è importante porre e concentrare l'attenzione dei ragazzi e soprattutto delle famiglie su questo tema. Ospite della giornata Saturnino, qual è il suo ruolo? Saturnino ha un ruolo importante, il ruolo di farci capire come le parole hanno un peso attraverso la musica e come la musica può anche essere una forma di linguaggio positivo.